Salve amici di Lezze di Gheghen, siamo in compagnia della dottoressa Angela Borzacconi, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Siamo qui in occasione di Anno Domini 568 e appunto per questo volevo chiederle quali potrebbero essere delle future collaborazioni con la FARA, che ricordiamo è co-organizzatrice di Anno Domini 568. Collaborazioni saranno sicuramente continuare Anno Domini, continuare nelle forme che stiamo attuando e anzi migliorare queste edizioni, migliorando la comunicazione e rendendola sempre più efficace nei confronti di un pubblico trasversale senza perdere la solidità dei contenuti scientifici. E poi un altro campo che ci vedrà insieme, a lavorare insieme, sarà sicuramente lo studio della necropoli della ferrovia. Abbiamo organizzato un'equipe di studiosi che analizzeranno tutti i vari aspetti dello studio di questa necropoli e ci sarà anche una parte dedicata alle ricostruzioni, perché la FARA, sia per i tessili che per le spade, sta cercando di lavorare su questi materiali proponendo un po' di archeologia sperimentale, proponendo delle ricostruzioni. Va bene, grazie mille. Salve amici di Lezze di Gheghen, siamo in compagnia di Gabriele Zorzi, presidente dell'associazione La Fara, che organizza insieme al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli Anno Domini 568. Ti volevamo chiedere un resoconto di questi due giorni qui al museo. Ma direi che siamo soddisfatti, c'è stata una discreta affluenza di pubblico, forse non la più alta, ma sicuramente la più specializzata. Abbiamo avuto diversi studenti di vari ordini e grado, in particolare dei licei e poi dell'università, addirittura dei tutori di ricerca, e che sono venuti appositamente per seguire le conferenze e poi il campo storico. L'affiatamento fra i gruppi, quindi Wulf Edenas dall'Inghilterra, gli Utariar dalla Svezia, i ragazzi toscani che hanno recentemente aperto un progetto familiare di rievocazione gota, con cui mi scuso perché non provo a pronunciare il nome del progetto, i singoli freelance, Magali della Reina e Lina che rappresenta gli Edlingar della Baviera, ho detto tutti giusto, chiedo conferma fuori campo, bene. È andato tutto piuttosto bene, è stato appunto questo affiatamento che ormai è una costante. Ci pare che il pubblico sia molto ricettivo, che cominci a crearsi un circolo virtuoso in cui chi viene sa cosa aspettarsi e quindi pretende dai ricostruttori sempre maggiore profondità nella didattica e nella divulgazione. Va bene, grazie mille. A voi.